Chiudiamo, ragazzi, scusate, chiudiamo le porte per favore, grazie. Iniziamo con la domanda in sala per passare con gli connessi da remoto. Grazie. Per Kieran, che indicazioni può dare una partita tipo questa e se avrebbe preferito di giocare 15 contro 15 tutta la partita? I always prefer a 15 against 15, but you know, unfortunately that's the rules today around the red card. We're very happy to win this game. Gives us the opportunity, you know, to build some momentum. But let's be honest about, you know, our performance wasn't that great. You know, I think we had about 18 or 19 turnovers, which is not good enough at the top level. Yes, the ground was a bit slippery and the ball was very, very slippery, but we need to be better with the ball. And so that is something we will definitely be looking at to improve. Ma guarda, sicuramente 15 contro 15 è sempre la cosa migliore, però queste oggi sono le regole intorno a quelle che sono i contatti con la zona del collo e della testa. Siamo felici di aver vinto questa partita, soprattutto perché ci permette di costruire un po' di momentum, però dobbiamo anche dirci che non è stata una bella prova. Abbiamo fatto credo 18 o 19 turnover, che sono qualcosa che non va bene a livello internazionale. La palla, il campo erano veramente molto, molto scivolosi oggi. Capitano, che sentimento è dopo questa partita? Ma penso che Kieran abbia espresso molto di quelle che sono anche le nostre sensazioni. Penso che abbiamo creato tantissimo, tante opportunità che non siamo riusciti a sfruttare. Questo però ci fa capire che dobbiamo migliorare in quelle, altre invece siamo riusciti a concretizzare fino alla fine, quindi siamo orgogliosi per quello che siamo riusciti a fare, perché siamo restati nel nostro piano di gioco, siamo restati in quello che era la struttura, quindi c'è tanto da lavorare, inteso come dobbiamo essere molto più precisi, perché andando avanti, affrontando squadre sempre più coordinate e organizzate, non avremo così tante opportunità e quelle che avremo dovremo riuscire a sfruttare se dobbiamo vincere partite con un avversario ovviamente più forte di noi o magari insomma di un livello superiore, quindi in generale sicuramente questa è la cosa su cui dobbiamo lavorare di più. C'è un'altra domanda in sala? Okay. Ci sono domande da remoto? Posso? Prego. Prego Francesco. Allora, normale onestamente no, penso che noi ci troviamo poche volte in una situazione del genere e sicuramente possiamo, queste partite servono anche per analizzare questi tipi di momenti, quindi penso che durante la partita ci sono stati momenti in cui abbiamo perso un po' di vista quello che era il gioco collettivo e abbiamo iniziato a giocare un po' individualmente ed è stato il momento in cui abbiamo permesso alla Romania di rientrare un minimo in gioco e riprendere sicuramente un po' di fiducia, quindi su questo dobbiamo riuscire ad essere molto più cinici, dobbiamo riuscire ad essere molto più precisi nel restare nel nostro gioco anche quando siamo avanti nel punteggio, nel restare nel nostro piano di gioco per poter continuare a mettere in difficoltà l'avversario. A un certo punto nel secondo tempo ci siamo riusciti a riprendere un po' quelli che erano le nostre basi, a farle correttamente, a farle bene, e abbiamo visto che subito siamo riusciti a riprendere il momentum della partita, quindi le cose che proviamo in settimana funzionano e sicuramente dobbiamo riuscire a esprimerle meglio in campo e a non lasciarle mai. Assolutamente sì, come dice Kieran, siamo felici di aver comunque conquistato la prima vittoria di questo 2023, dopo comunque 8 partite giocate, quindi in generale aiuta tanto, aiuta a farci capire che quello che stiamo facendo funziona.
funziona, perché diciamocelo, alcune mezze sono state veramente belle e costruite bene, quindi dobbiamo sicuramente prendere quelle come esempio e migliorare quelle che magari non siamo riusciti a concludere. Grazie. Grazie a te. Prego Alessandro Ferri. It's always a challenging or difficult situation when you cut players, because yes, they've all performed, they all deserve to be there, but you can only take 33, so decisions have to be made, and that's part of the job, part of the role. So over the next couple of days we'll have a chat with the other coaches, and you know, we'll make a decision and have a chat with those guys, you know, but they've got to be ready, because look, you see all the teams now are having injuries, there's always that opportunity that they come back in. So it's always challenging. You've got to get the mix right. You know, you've got a little bit of utility factor in your selections for not only the game but also the training purposes. It's decisions that you have to make. Insomma, è sempre difficile, se c'è una sfida, fare questo genere di scelte, soprattutto perché tutti hanno davvero meritato di esserci, ma i posti disponibili per quelle che sono le regole sono solo 33, e scegliere questi 33 ovviamente è il nostro lavoro. Nei prossimi giorni avremo, insomma, un po' di chiacchierate con gli altri allenatori e poi parleremo con quei ragazzi che resteranno fuori. Che però insomma devono essere pronti ad entrare, perché può esserci sempre un infortunio, quindi c'è la possibilità di tornare ovviamente alla squadra. Quello che è il nostro compito è quello di trovare il mix giusto in questa squadra, e quello che Kieran ha definito come utile di fatto nel processo di selezione, quindi andare nelle scelte a valutare quello che sono i giocatori magari che hanno la capacità di ricoprire più di un ruolo. Altre domande? Sì, io vorrei chiedere a Kieran, giovedì avevi parlato della possibilità di portare 4 mediani, alla luce della presentazione di Alessandro Garbisi, che mi passa, a mio parere, molto positiva, sei ancora più convinto di questa scelta e cosa pensi della sua presentazione di oggi? Listen to Kieran, on Thursday you said that there is the possibility for you to select all the four scrum hours for the Rugby World Cup, get into the final squad, following Alessandro Gavisi's performance tonight, are you maybe even more convinced about that? Oh no, we just follow what South Africa do, they pick four, so we might pick four. No, facciamo semplicemente quello che ha fatto Sudafrica, allora ne abbiamo presi quattro, quindi ne prendiamo quattro pure noi. No, look, We're in a position where, yes, we have Barney, who only plays nine, and Alessandro Garbisi, who plays nine. And Ali went well today. He'd have a few places he'd want to be better at, but he played quite well. And then you have Fusco and Pedrello. You know, they can play Pedrello for Toulouse, has played at 10, he's played at 15, and he's played on the wing. Fusco, you know, he can play on the wing, and also he's played in the midfield before as well for Zebre. And I know that international rugby is a big difference, but you know, in the end, we'll look to get the best rugby players here. Ma guarda, insomma, sì, Alessandro oggi ha giocato abbastanza bene. Abbiamo lui e Steve Barney, che sono, diciamo, dei mediani di mischia puri.
mentre Pajolo per Tolosa ha giocato oltre 9, anche 10-15, Alessandro Fusco può giocare ala e ha giocato per le zebre anche insomma in mezzo al campo come centro, quindi tornando a quello che Kieran diceva prima in merito all'utility factor, anche se insomma il rugby internazionale è diverso, sono fattori che sicuramente avranno un peso nel processo. Leo Fabrizio, tu vuoi fare una domanda? Sì, volevo fare una domanda a Kieran, è solo un cambio di intenzione, visto 15 contro 13, 15 minuti in cui l'Italia ha fatto solo una meta e anche la mischia 8 contro 6 ha preso un calcio contro. Diciamo che è una cosa legata alla giornata di oggi, non è basta, non è una cosa che ti può preoccupare. Questa è la domanda del Kira. Ok, Fabrizio, scusami, fanne solo una alla volta, per favore, così ho modo anche di... Come stava, scusami? Come stava? Ok. Is something that must worry us, the fact that maybe 15 against 13 we lack a bit in imposing ourselves, and the same when we scrum 8 against 6 and we consider the penalty to the main man. Something that must worry us, maybe just lack of concentration. Yeah, I think, you know, we were only 15 against 13 for a very short time, I think, because Scotty got a yellow card as well, so it was 14 against 14 for a little while as well. So, look, you want to impose yourselves. I mean, last game against Ireland, we gave away 14 points. Ireland got 14 points during the yellow card, so we have to be more clinical. We turned over the ball a couple of times when we had those advantages. And you can't do that. So that is something that we need to be a lot more accurate at to be able to make teams pay for that. As far as the 8v6 and the scrum, look, I'll have to go back to that one. I'll have a look at that in review, so I can't really comment on that. Guarda, per quanto riguarda la penalità concessa in 8 contro 6, voglio andarvela a rivedere, Fabrizio. Non l'ho ancora vista. 15 contro 13 lo siamo stati solo per poco, però sicuramente sono situazioni in cui vogliamo imporci, dobbiamo essere più 15, più 15, più accurati, perché in quei momenti sicuramente abbiamo perso insomma, diversi possessi, diversi palloni, e da qui insomma, sicuramente c'è la necessità di una maggiore accuratezza.